Don't Play Again. Finisci sospesa. Senti, ma professore, quello... perché ho fatto? La nostra pagina. Ti hanno mai sospesa a scuola, te? A me? No. Ma sei pazzo? A me sì. Ma figurati, perché? No, adesso lo dici. Una volta alle medie. Sì. Perché Giusti, spiegaci il barocco, non scorderò mai. Io faccio il bar testuale. Sì. Testuale. Io faccio il bar Rocco, è quel bar che è aperto a Via della Magliana 2 anni fa. Ma sei un cialtrone. La professoressa calabrese di tecnica, che si era appena lasciata col compagno. Vabbè, non è questo il motivo. Giusto, bene. Allora, porti di arco che facciamo a notte, si è sospeso 3 giorni. No, professore, mi padre mi mena. Adesso a te mena, allora 5 giorni. Così te mena e vediamo se te fa imparare a non fare qualcosa in da classe. E quindi? E quindi sono stato sospeso. 5 giorni, veramente? No, poi abbiamo pattuito un giorno solo, perché te pare che 5 giorni a casa io ho fatto già la festa. Cuba, paparapà, quiero bailar la salsa. Invece, e poi le botte. E tuo padre te le ha date? Te le ha date le botte? Di santa ragione. Tua madre mi ha detto che te devo parlare. Che hai fatto? Papà, niente, andrà bene. Dice che perché io le note le portavo che erano scadute. Tu che gli fai? La porti subito la nota? No, no. Aspetti il momento buono. Quindi posso massare 7-8 giorni prima che tu gli davi. E quindi, cioè, arrivavano in ritardo. Quindi, cioè, veniva. Quando mi fa arrivare al preside? Io andavo a scuola dai preti, no? Prima dalle suore, poi dai preti. Ecco. E poi dopo sono stato con i laici, insomma, così. Poi sono stati i testimoni di Geo, ho fatto il giro della morte, ho cercato di essere promosso. Tutte le religioni per prendere un pezzo di carta, ho fatto più o meno. Cioè, e alla fine, quando sono andato al preside, era questo padre, no? Che temenava. E ti menava. Sì, cioè, e ti dice, allora io ti do uno schiaffo adesso. Ma no! Sì. Però devi tenere tutte e due le mani sotto al banco. Ma no! Se la alzi te ne do due. Ma no! Chi ce la fa a non alzare la mano per difendersi? Quindi ne prendi sempre due. Ma ti devono schiaffo in faccia? Ma certo. Ma non si fa mai. Non si fa adesso, giustamente. Prima andava fatto. Ma si dà una sculacciata sul sedere. Ma che sculacciata? Certe cinquine arrivavano, c'era un tatuaggio. Sembravo veramente, sembravo uno dei cosi là, gemelli di... Ma c'è uno gemello diverso a forza di schiaffo. Che mi diversificavano. Che brutta istruzione. E alla fine uscivo e mi rimecchiavo mio papà. Quindi doppia l'avevi. Doppia. Vabbè, insomma, vabbè, ma lasciamo perdere.